Flixbus, la startup tedesca che ha rivoluzionato il trasporto passeggeri in autobus sulla lunga distanza, si sta confermando una delle realtà in prima linea per il rilancio degli spostamenti nel nostro paese, ma non solo. La redazione di mobilità.news ha intervistato Andrea Incondi, Managing Director di Flixbus Italia. Dalle iniziative attuali e future al rispetto dell'ambiente, passando per l'intermodalità, gli spunti e gli approfondimenti sono stati numerosi. Dottor Incondi, ci parli meglio dell'azienda e del suo network. Quante tratte vanta oggi Flixbus in Italia e quante altre ne intende sviluppare? Sì, sicuramente dobbiamo, ahimè, distinguere un Flixbus pre-Covid e Flixbus post-Covid. Ovviamente è stato un evento che ha modificato radicalmente, insomma, lo scenario della mobilità. Diciamo che Flixbus prima di Covid era un'azienda chiaramente nata in Germania, poi si è sviluppata in tutta Europa. L'Italia è stato il primo mercato in cui si sono internazionalizzati, ma man mano hanno aperto numerosi altri paesi, arrivando appunto ad aprire anche negli Stati Uniti, in Turchia, e con una visione di portare una mobilità che fosse conveniente, sostenibile e alla portata di tutti, insomma, in tutto il mondo. In Italia collegavamo circa 500 città italiane. Da Flixbus una persona sarebbe potuta arrivare, diciamo, potenzialmente in tutta Italia e anche in tutta Europa. Considerate che il network globale di Flixbus prevedeva 400.000 connessioni al giorno, fra cui 2.500 città e 35 paesi. Dopodiché, con la situazione post-Covid, ovviamente noi abbiamo avuto un approccio in questo momento, soprattutto in questo anno, particolarmente prudente alla pianificazione, anche tenendo in considerazione qual era la situazione per ogni paese, di ogni regione e o anche quello che accadeva in macro governo, mantenendo, diciamo, un rispetto di quello che erano le norme anti-Covid. Noi oggi siamo riusciti ad arrivare, insomma, a collegare circa 200 città in tutta Italia. Continuiamo appunto ad espandere settimanalmente, adesso che man mano ci sono maggiori riaperture, il nostro network, con un focus che era quello che avevamo pre-Covid, insomma, sempre focalizzato ai piccoli e medi centri italiani, al sud Italia, agli aeroporti per favorire l'intermodalità, con l'obiettivo fondamentalmente di cercare prima di tutto di collegare anche quelle aree del paese che fossero più scarsamente collegati. E dall'altra parte appunto anche di valorizzare itinerari che fossero meno noti, proprio a favore appunto del settore del turismo. Quali sono le vostre iniziative e le partnership attuali e future finalizzate a uno sviluppo dell'ambito intermodale? L'intermodalità per noi rappresenta un pilastro importante della nostra strategia. Noi crediamo fortemente che ogni persona che lascia a casa la propria auto per spostarsi è un successo per l'ambiente e per tutti noi. E quindi l'intermodalità è quella idea di fondo che ci permette di immaginare una mobilità che non preveda appunto l'utilizzo della propria macchina. Però ovviamente per fare questo è fondamentale che più differenti mezzi collettivi possano integrarsi tra di loro, quindi mi riferisco agli aerei, mi riferisco ai treni, è tutto quello che è altri hub della mobilità collettiva. Noi abbiamo fatto diverse partnership negli anni passati, ma continueremo ad investire appunto per collegare maggiormente gli aeroporti, le stazioni ferroviarie. I dati che vediamo sono estremamente significativi e mostra che c'è un largo consenso appunto da parte delle persone a viaggiare, appunto a scegliere completamente l'utilizzo di mezzi collettivi. Le linee che abbiamo collegato tra 2018 e 2019, che deve essere un aeroporto come fermata, insomma, sono cresciuti notevolmente. La stessa Bologna-Malpensa ad esempio ha fatto più del 50%, Verona-Orio-Serio più 45%, insomma ogni volta che collegavamo o una stazione o un aeroporto vedevamo crescere molto di più i numeri. Quindi noi continueremo appunto a confrontarci con altri operatori, insomma, per immaginare sempre di più una mobilità che sia più intermodale possibile. Abbiamo una flotta insieme ai nostri partner con cui operiamo di circa 500 autobus che sono tutti di categoria Euro 6 o superiori e sono estremamente efficienti sia in termini di consumo di carburante sia a livello proprio di emissione di gas serra. Noi in ogni caso vogliamo sempre di più investire in questa direzione. Noi diamo a tutti i passeggeri, per esempio, la possibilità di viaggiare a impatto zero, proprio dando a loro la possibilità, nel momento in cui stanno per acquistare il biglietto, a compensare quelle emissioni di CO2 che il loro viaggio in ogni caso emetterà. E tutte queste compensazioni vengono poi girate
ad un ONG Atmosphere che si occupa proprio di progetti di tutela ambientale, di recupero ambientale e quindi in linea con la nostra visione ambientale sostenibile. Non solo, stiamo cercando di sperimentare appunto anche fonti di energia alternative, per esempio siamo stati i primi sulle tratte anche più lunghe a testare gli autobus elettrici o l'installazione di pannelli solari che permettesse appunto a un risparmio di quello che è il consumo dell'autobus. E siamo stati anche i primi che hanno sperimentato dei progetti, insomma, di autobus a lunga percorrenza alimentati ad idrogeno. E infine, come dicevamo anche prima, promuoviamo uno stile di viaggio che sia il più intermodale possibile e quindi si basi fondamentalmente su più mezzi collettivi, indipendentemente da quello privato, e poi spingiamo, proprio collegando anche centri medi, piccoli in tutta Italia, verso anche un turismo che sia non solo quello focalizzato nei grandi centri come può essere Venezia, Milano, Roma, ma che potenzialmente raggiunga anche centri minori che spesso sono meno conosciuti ma hanno lo stesso impatto e valore a livello turistico di altre grandi destinazioni.